Oggi siamo ai Caraibi, sull'isola di Cuba, per realizzare un grande classico, il Cuba Libre. Cocktail che non ha bisogno di presentazione. E invece ne ha bisogno, dopo la sigla. All'olio primo, su bevete con me. La prima volta che si sente parlare di Cuba Libre è nel 1872, in un articolo giornalistico un corrispondente americano, infiltratosi in un accampamento di combattenti cubani e freedom fighters insorti contro gli spagnoli colonizzatori in quella che è conosciuta come la guerra di indipendenza cubana, racconta di avere visto i guerriglieri bere una bevanda composta da hot water, dolcificata con miele, succo di lime, che chiamavano appunto Cuba Libre. Era una bevanda tradizionale dell'isola, anche conosciuta come canciancara. Quella che invece il giornalista definì nel suo articolo hot water probabilmente era una sorta di bevanda alcolica non definita, ma molto simile al rum odierno, anche perché in quel periodo il crollo del prezzo della canna da zucchero, dalla cui distillazione si ottiene il rum, causò una forte sovrapproduzione dei Caraibi che rendeva necessario trovare altri modi per utilizzare lo zucchero in eccesso, e si iniziò appunto a distillarlo ricavando acque vitiche con miele, lime e ghiaccio, di cui Cuba fu anche uno dei primi paesi a importare dai grandi laghi del Nord America, andavano a comporre la prima bevanda battezzata Cuba Libre in una versione primordiale rispetto a quella che conosciamo oggi. Infatti sappiamo tutti bene che nel Cuba Libre è presente la Coca-Cola, ma per arrivare all'utilizzo della Coca-Cola dobbiamo fare un passo indietro e tornare in Europa, perché da questa parte dell'oceano, intanto, precisamente in Francia, un farmacista, Angelo Mariani, unì vino Bordeaux ed estratto di foglie di coca, creando il Vin Mariani, che diventò dalla metà dell'Ottocento il tonico più utilizzato del secolo. Il cocaetilene, infatti, in esso contenuto, ovvero il principio attivo della cocaina, era effettivamente riconosciuto come rinvigorente, come cura per influenza, dolori, ansia, depressione, insomma, un medicinale miracoloso. Veniva usato come digestivo e come aperitivo. Pensate che persino l'allora Papa Leone XIII, che ebbe agli stesso modo di testarne i benefici, riconobbe una medaglia d'oro al signor Mariani, definendolo addirittura un benefattore dell'umanità. Ma altri grandi testimoni altessero le lodi della bevanda: il musicista Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Thomas Edison, i fratelli Lumière, gli scrittori Arthur Conan Doyle ed Émile Zola, che scrisse di come questo tonico fosse in grado di ridare giovinezza, o Jules Verne, che lo riteneva in grado di prolungare la vita. Ma poi, fortunatamente, all'inizio del Novecento si cominciò a capire quelle che erano le controindicazioni provocate dal suo uso. Insomma, l'altra faccia della medaglia del cocaetilene, sostanza contenuta nel Vin Mariani, che fu messo al bando così come la cocaina. Ma visto il successo dell'elisir prodotto da Mariani, in molti avevano cominciato ad emulare il prodotto del farmacista francese in Europa, ma anche in America, come il signor Pemberton, che nel 1886 aveva iniziato la produzione del suo Pemberton's French Wine Coca. Ma quando, con il proibizionismo, tutte le bevande alcoliche furono bandite, sostituì il vino con estratto di noce di cola, dando vita alla Coca-Cola, dalla cui ricetta venne poi eliminata anche la cocaina e che iniziò ad essere esportata in tutto il mondo, Cuba compresa, dove con l'inizio del protettorato statunitense divenne una bevanda facente parte del costume dell'isola, andando a sostituire i dolcificanti naturali come lime e miele utilizzati fino a quel momento come additivo rum, rivisitando la ricetta primordiale del Cuba Libre. Andiamo adesso a vedere come realizzarlo. In un bicchiere highball o tumbler atto come questo, mettiamo del ghiaccio. Più ce ne sta, meglio è. Prendiamo un lime, di cui ci servirà il succo, e tagliamo le due estremità dove si annida la parte del succo più amarognolo. Poi lo tagliamo in quattro parti. E andiamo a spremere due delle quattro parti prodotte nel bicchiere. Due perché
è molto importante nel Cuba Libre il giusto equilibrio tra Coca-Cola, rum e lime. E due, è il quantitativo esatto per creare questo giusto mix. Le parti poi tagliate non le buttiamo, ma le facciamo cadere in questo modo nel bicchiere. Poi andiamo a mettere 5 centilitri di rum nel bicchiere. In questo modo, 4 e 1, 5. E tutto il resto dello spazio andremo a riempire con della Coca-Cola. Una mescolata con lo stir. Due cannucce. Come al solito, non dimenticatevi mai del tovagliolino. Il nostro Cuba Libre è pronto, che non è un semplice Coca Rum, è un Cuba Libre. Servitelo, magari accompagnato da un buon sigaro, ricreerete l'atmosfera cubana in casa vostra. Per questa volta è tutto, vi aspetto al prossimo episodio con un altro drink e un'altra storia. Dice, tata li babà mi cubali, dice, tata li babà mi cubali, dice.